Si è conclusa venerdì pomeriggio con la conquista del trofeo medaglie d'oro da parte del 4 Reggimento Alpini Paracadutisti la 67esima edizione dei CASTA, i campionati sciistici delle truppe alpine. Il secondo gradino del podio è andato al reparto comando e supporti tattici Tridentina di Bolzano, mentre il terzo posto se lo è aggiudicato l'8 Reggimento Alpini di Cividale del Friuli. Sono state 15 le nazioni che dal 2 al 6 febbraio, come ha sottolineato il generale Federico Bonato, comandante delle truppe alpine, hanno combattuto sportivamente per conquistare i trofei in palio. Una fitta nevicata ha accompagnato la chiusura della manifestazione, sancita dalla cerimonia della Maina Bandiera nella piazza del Magistrato a San Candido. Cerimonia alla quale hanno partecipato il sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano, il capo di Stato Maggiore della Difesa Luigi Binelli Mantelli ed il generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Quando si è addestrati ad operare e combattere tra le montagne, ha detto il generale Graziano, con questo clima e queste temperature, spirito di corpo e fratellanza in armi nascono e si cementano e si è pronti ad affrontare ogni situazione. L'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, nel suo discorso di saluto, ha ricordato l'importanza dei campionati. CASTA ben esprimono lo spirito di fratellanza e l'impegno a promuovere il dialogo e la cooperazione. Una coesione necessaria in questo particolare momento storico, ha sottolineato ancora il capo di Stato Maggiore della Difesa. Il mondo sta vivendo un periodo particolarmente difficile, complesso e imprevedibile. E in questo le Forze Armate svolgono un ruolo determinante per la stabilità e la pace ovunque siano minacciate. L'Italia e le Forze Armate, ha affermato il sottosegretario Alfano, sono orgogliosi di questo appuntamento sportivo che onora ogni anno le nostre grandi tradizioni alpinistiche e sportive, maturate nell'impegno secolare dei militari e civili accomunati dal fascino della montagna e al suo ambiente unico e spettacolare. Presente alla giornata di chiusura dei campionati sciistici, i sindaci dell'Alta Val Pusteria.